Allora, Dario Cataldo, la prima cosa però che ti devo chiedere è come stai, perché hai fatto prendere un grande spavento a tutti quanti. Ma sto bene, tutto sommato sono in piedi e dopo un infortunio così importante, la cosa principale era appunto tornare a fare una vita normale, a riprendere tutte le funzionalità e piano piano sto anche tornando a pedalare, quindi sta andando tutto per il verso giusto. Giro in Abruzzo, il tuo grande sogno, lo avevi detto, la crono sulla Costa dei Trabocchi, manca poco. Manca poco, purtroppo un sogno sfumato perché mi sarebbe davvero piaciuto tanto correre questa edizione, l'aspettavo da tantissimo tempo, però vabbè, non sarà così, mi godrò lo spettacolo da spettatore e forse la godrò anche meglio, senza la tensione della competizione, che a volte non ti fa apprezzare quello che c'è intorno, quindi cercherò di godermela in un altro modo, perché comunque sarà un grandissimo spettacolo e spero lo sia anche per tutti gli altri. Oggi sui Trabocchi presenti il tuo libro 60 secondi con Luigi Milozzi. Dario, 60 secondi per raccontare questo libro. Ma questo libro è nato appunto per raccontare tante esperienze e tanti aneddoti di 17 anni di professionismo, più tutti gli anni appunto di crescita attraverso uno sport, per raccontare un po' sia ai giovani che sia a tutte le persone che vivono lo sport e il ciclismo da vicino, che questo è un mezzo per far crescere i ragazzi nel modo più sano e con i più grandi valori che si possano trasmettere, e qui vengono raccontati come sono stati vissuti da parte mia.